Buonasera a tutti. Gli ospiti di oggi che parleranno di preparazione fisica sono Fabio Grossi e Gabriele Sergi. Ciao, ciao Edoardo, ciao Gabriele, sono Fabio Grossi, io come lavoro ho uno studio di personal training insieme a mia moglie, questo fa di me un martire per certi versi. E, a livello di pallanuoto collaboro con la Rarinates Camogli, seguo diciamo, un po' tutto il settore oltre che la prima squadra, e con il Bogliasco sia maschile che femminile. Collaboro quindi a Camogli con coach Angelo Temellini e a Bogliasco con Daniele Magalotti e Mario Sinatra. Ciao a tutti, ciao Edoardo, ciao Fabio, io sono Gabriele Sergi, sono dottore in scienze motorie e da poco ho cominciato a studiare nutrizione, vediamo come va. Mi occupo di preparazione atletica nella pallanuoto, in passato anche nel beach tennis agonistico, preparo la Lazio di Serie A1 con Claudio Sebastianutti come allenatore, e preparo la Juventus pallanuoto. E ho una piccola squadra a Spinaceto mia di pallanuoto dove faccio anche l'allenatore e mi occupo anche io di allenamento personalizzato. Mi piace, è la mia passione insieme alla pallanuoto. Perfetto, allora per buttare un po' di carne al fuoco vi volevo fare vedere subito due slide che ho preparato in seguito a alcune domande che un ragazzo di Perugia, Emanuele. La prima domanda riguarda la pianificazione a livello giovanile, come abbinare palestra e allenamento in vasca durante la preparazione, quindi presumendo di non essere ancora in pieno campionato, durante il campionato stesso. Prima di una gara e durante un concentramento, un quarto di finale, una semifinale under 15, dove ci sono tre o più partite in 2 o 3 giorni. Ma sicuramente, ma inizierei intanto a parlare del discorso della preparazione, che probabilmente è il momento della stagione dove mettiamo un po' più carne sul fuoco. Personalmente, per come la vedo io, l'inizio della stagione per una giovanile è un po' la base maggiore. Vedo un po' la preparazione come una piramide rovesciata, no? Quindi si inizia con una base molto, molto ampia, no? Dove si vanno a mettere insieme varie esercitazioni, sia diciamo a secco, sia nell'acqua. E poi nell'arco della stagione, man mano che aumentano gli impegni, le gare, le partite, diciamo che la piramide si va un po' a restringere, sia come volumi che come intensità. Poi è chiaro, bisognerebbe fare un distinguo anche sulle varie categorie, perché ormai sulla giovanile partiamo dagli acqua gol, che sono ragazzini che hanno magari l'età di mia figlia, 10 anni, 10, 11 anni, e poi ci sono gli under 13, gli under 15, gli under 17, gli under 20, sì, li consideriamo, sono una fase di passaggio, perché poi tanti, per esempio, come nel caso mio, sia Camogli che Bogliasco, sono tutti ragazzi che giocano già in prima squadra. Però probabilmente lì, ecco, andrebbe fatto un distinguo sulla tipologia, no, di lavoro che si va a proporre Pensiamo, alle scusami, varie scusami categorie. Fabio, pensiamo ad esempio all'under 13, una categoria di mezzo tra l'Aba Waba e l'under 15. Che tipo di lavori si possono fare, no? Con quale intensità spalmate nella settimana, con quali presupposti, con quali obiettivi, diciamo? Penso che Emanuele volesse chiedere soprattutto questo, no? Ma Dare guarda, una io bussola di orientamento per questo tipo di. sugli atleti molto giovani sono dell'idea che il primo lavoro che si debba fare sia un lavoro tecnico. Sono ragazzi che quando lavorano soprattutto a secco vanno fermati spesso, vanno corretti, vanno poste le basi del lavoro fisico che poi piano piano verrà introdotto all'interno delle varie sedute. Ti parlo di coordinazione. Proprio con te, Edoardo, nelle settimane scorse parlavamo del fare dei movimenti a secco che riprendano le nuotate, che riprendano i movimenti che poi
verranno riproposti nell'acqua. E quindi, secondo me, i vanno curati sono proprio questi. Quindi io non parlo di fare, diciamo, l'intensità la metterei un attimino da parte, parlerei più di qualità, probabilmente, del lavoro, dei movimenti. Ci sono molti ragazzini che si approcciano, che magari hanno una discreta acquaticità, ma magari a secco hanno qualche problemino in più, no? Sono, diciamo, meno talentuosi fuori dall'acqua e lo sono magari di più nell'acqua. E quindi partirei da questo, partirei proprio dalla coordinazione, dagli esercizi di stabilità, tutto corpo libero, tappetino e lavoro, diciamo, limitato nello spazio. Poi, guarda, io sono dell'idea che la maggior parte delle esercitazioni, soprattutto sui ragazzi così giovani, vadano fatte nell'acqua, perché i ragazzi devono essere avvicinati alla pallanuoto divertendosi. Poi tu lo sai bene, perché in quanto, diciamo, organizzatore della Baguaba, questo è, diciamo, un po', no, alla base, no? Si cerca di coinvolgere i ragazzini proprio per il discorso divertimento. Vado in piscina perché mi diverto, perché ho gli amici, e questo mi porta, no, poi a voler continuare e a diventare, no, uno sportivo in tutto e per tutto. Quindi, diciamo che il primo passaggio lo vedo molto come questo. Poi, andando avanti, salendo, quando incominci ad essere con un livello under 15, ecco, qui già incominci a sentire, ci sono varie filosofie in giro. C'è chi, come me, lavorerebbe, continuerebbe a lavorare a corpo libero con, diciamo, i primi esercizi che si vedono fare di rinforzo, no? Classici piegamenti sulle braccia, burpees, trazioni e tutto. E c'è chi invece tende magari a voler inserire già i primi lavori. E qui, diciamo, insomma, il dibattito si accende. E a questo proposito vorrei sentire anche Gabriele cosa ne pensa, no, di questo aspetto. 15-16 anni, pesi sì o pesi no? Dipende. Io sono d'accordo con te, perché la varietà degli schemi motori, quindi la coordinazione, la capacità di accoppiamento, di coordinazione, di differenziazione, di equilibrio, di orientamento, di ritmo, di reazione, tutto questo, se non vengono presi prima, dopo dentro l'acqua è un atleta che non è maturo da un punto di vista motorio, no? Quante persone vediamo in Serie A, no? Perché poi dopo arriva in Serie A il giocatore, no? In Serie A vediamo persone fantastiche motoriamente. Io cito un atleta che ho, che è Daniele Giorgi. Quando tu lo vedi, ti innamori della pallanuoto, perché lui le capacità coordinative ce le ha tutte, e è veramente fantastico vedere un atleta, come diceva Fabio, che dall'under 13, invece di concentrarsi sul carico, viene proprio riempito, no? Ha una cartella, parlando di scuola, che adesso, di schemi motori, che poi può utilizzare a suo piacimento e può adattare in un momento qualsiasi. E questo credo faccia la differenza, perché poi peso sì, peso no, si può sempre vedere dall'età biologica e bisogna sempre valutare individualmente, anche con un lavoro di team che va fatto con tanti professionisti che della salute, che più ce ne sono meglio è, no? Perché poi più professionisti abbiamo intorno, più siamo ricchi noi. Ma la cosa per me molto importante è prendere un ragazzo a 13 anni, arricchirlo da un punto di vista motorio, e poi, come diceva Fabio, andando avanti, sì, per carità, la forza è importante nella pallanuoto, ma attenzione, nella pallanuoto è molto importante il gesto specifico, la forza specifica e la potenza, no? Quindi, che poi dopo un atleta arrivi in Serie A, così anticipiamo anche un tema di prima, e abbia una forza massima molto elevata, ma che poi dopo la sviluppa in tantissimo tempo e non ha una potenza elevata, io credo che non sia una cosa buona. Se invece un atleta, spero di essere stato esaudiente, se invece un atleta da quando è under 13 comincia a coltivare questo bagaglio motorio, andando avanti chiaramente anche da un punto di vista fisiologico, vengono inseriti i primi lavori in acqua, lattacidi, no? Aumenta il massimo consumo d'ossigeno, aumenta tutto. Però se uno motoriamente è consapevole dello spazio, è consapevole di come si muove, chiaramente sarà anche più efficiente in acqua. Di conseguenza, essendo più efficiente in acqua, dovrà, mettere meno forza per avere lo stesso obiettivo. E quindi raggiunge l'obiettivo con meno forza perché è più efficiente.
e quindi di conseguenza questo arricchimento degli schemi motori a 13 anni per me è fondamentale, no? Io in passato mi sono occupato anche di bambini piccoli, adesso anche, ma in passato di più, Edoardo lo sa, e eravamo veramente malati per tutte le capacità coordinative. E poi infatti i fatti ci hanno dato ragione, perché molti ragazzi che abbiamo cresciuto, poi adesso giocano, da un punto di vista coordinativo vanno. Quindi per me Daniele Giorgi è l'esempio più lampante di come una persona possa essere motoriamente molto molto sviluppato. Guidaldi, tu conosci meglio, è un altro esempio, no? Scusate, mi sono dilungato. No, pensavo, guarda, questo. Che in realtà Daniele Giorgi è la dimostrazione che se sei intelligente puoi giocare a qualsiasi livello, anche se sei normodotato, quindi... Vabbè, per me è un marziano. Dovremmo parlare di aspetti, diciamo, diversi dall'attività vabbè, fisica, insomma, dalla preparazione, vabbè, certo, fisica. Però è stato, sono stati costruiti questi ragazzi, No, cioè, sì, lui dietro... è uno spot che dovremmo mostrare a tutti, lo stesso Jimmy, per certo, vedere che si può giocare anche senza essere 2,10 metri. Ma va sicuro, che anche Leporale coordinativamente non è niente male, fare quelle cose è difficile, non è facile. Se posso aggiungere una cosa... sarebbe bellissimo riuscire a avere il tempo e lo spazio per testare tutti i ragazzi singolarmente e magari dividere i ragazzi in gruppo per lavorare a livelli. Io faccio un esempio di Camogli, dove i ragazzi, gli under 17, no? È un gruppo molto molto numeroso, e all'interno di un gruppo così numeroso, parlo praticamente quasi 30 ragazzi, c'è una varietà di tipologie di ragazzi a livello, ma a tutti i livelli, che diventa veramente molto difficile poi organizzare il lavoro in palestra. E spesso l'ora magari che fai in palestra la butti via tantissimo per fermarli, più per organizzarli che per altro. Chiaro, qui parliamo il discorso, bisognerebbe avere le giornate da 48 ore, avere tantissimi spazi acqua e avere tanto tempo a disposizione, però ecco, la vedo così, più riusciamo a testare questi ragazzi e più riusciamo a fare anche un lavoro più adeguato sia in palestra che in acqua poi alla fine. Questo tu Gabri lo sai bene, perché anche tu lavori sulla personalizzazione, di conseguenza certo, penso di sfondare una porta scambiata. No, ma poi dopo lo diremo, perché la personalizzazione è inutile fare programmazioni, no? Come abbiamo detto, programmazioni che poi dopo sono fine a se stesse se non si personalizzano poi le cose. Perché un atleta che ha 38 anni e anche uno storico fa delle determinate cose, ha bisogno di certe cose. Un atleta di 20 anni ha bisogno di altre cose. Un atleta che ha un ruolo del centro boa ha bisogno di alcune cose. Un atleta che invece fa l'attaccante ha bisogno di altre cose, dipende da tantissime cose. Poi, come dici te, dovremmo essere uno sport professionistico, occuparci di questo, esatto, no? Quindi fare bioimpedenziometria, vedere heart rate variability, vedere massimo consumo d'ossigeno, curva forza velocità in acqua soprattutto, e anche fuori dall'acqua, ma anche in acqua, perché poi alla fine no, noi ci stanno tante cose che girano intorno alla pallanuoto che per me sono in evoluzione, no? Perché poi in acqua, in palestra, cosa fare? Ancora, no? Meglio il petto in acqua o fuori dall'acqua? Le gambe in acqua o fuori dall'acqua? Ma le gambe fatte in palestra le trasformi in acqua? Secondo molte ricerche, no. Ok? Quindi è tutto un dibattito da esplorare questo, ma è tutto basato sulla personalizzazione. Scusate, tornando un po' restando in ambito giovanile, provo a fare io un'affermazione e vi chiedo se siete d'accordo. Faccio questa affermazione. Durante la preparazione, quindi nei mesi che precedono il campionato, durante il campionato e prima di una gara, non cambio quasi nulla, perché preferisco lavorare per la vita degli atleti e non per il risultato fine a se stesso. Ma guardando questo aspetto in un'ottica di crescita degli atleti per portarli in futuro in prima squadra, e qua parlo un po' per secondo le filosofie, no, delle scuole per cui lavoro, questa affermazione può essere vista anche come giusta.
cioè al di là del risultato che si vuole ottenere nella partita, il mio obiettivo è quello di far crescere gli atleti per poterli un domani farli arrivare in prima squadra. Quindi io mi concentro su quelle che sono le loro capacità personali, sul ruolo e tutto, e cerco di farli crescere. Penso poco al risultato. Chiaro che quando hai a che fare con società abituate a vincere dei campionati, ad arrivare a giocare delle finali, poi pensi anche alla partita e guardi il calendario in qualche maniera. Quindi magari fai il passo indietro, fai il passo avanti a seconda di chi devi incontrare, no? Quindi penso che questo sia anche logico, no? È un po' anche la psicologia dell'allenatore, nessuno ci sta a perdere le partite. Poi possiamo fare tutti i discorsi belli di facciamo crescere il giocatore, però poi di fatto i risultati sono anche un po' un modo per vedere se l'allenatore è bravo o meno, perché poi parliamo anche un po' di questo aspetto qua. Bella domanda, eh? È una bella domanda, no, una bella domanda, perché poi ci sono qua, entrano in gioco tantissimi aspetti, bisogna vedere anche la società per cui lavori, che cosa si aspetta, vorrà vedere dei risultati, oppure ti chiede, guardate, non guardiamo il risultato, a me interessa che siano contenti i ragazzi, che siano contenti i genitori e tutto. Però questo qua è un discorso che non lo so fino a che punto, ecco, io nella mia esperienza sì, da un lato sicuramente si lavora per crescere, ma dall'altro poi le partite, poi in acqua vanno sempre i sette più bravi, e anche qua c'è un altro discorso molto complesso, molto anche psicologico, perché poi devi anche gestire i ragazzini. È chiaro che se alcuni ragazzi li porti sempre in panchina e non li fai giocare, poi portare avanti tanti ragazzi nel settore diventa veramente molto, molto complicato, molto difficile. E quindi la vedo così. Sicuramente la sfida può essere quella di provare a seguire anche tutti quei ragazzi che sono un pochettino più indietro. Ci sono in ogni squadra quelli un po' più bravini, che stanno in acqua praticamente quattro tempi, e la sfida può essere proprio questa, no? Andare a cercare di aiutare quelli un po' più indietro a migliorare e a crescere. Sì, sono d'accordo. Chiaramente il discorso che si fa è: cresciamo il ragazzo anche come uomo, no? Perché diventerà il futuro cittadino, ok? Quindi lo devo crescere secondo dei principi sani, facendo percepire al ragazzo che quello che sta costruendo adesso sarà il suo futuro. Però giustamente, come diceva Fabio, poi bisogna vedere da che basi tu parti, perché se si fanno dei ragionamenti a inizio anno dove si dice noi vogliamo, non ce ne importa niente del risultato, noi vogliamo crescere come movimento, noi vogliamo crescere come entità. Chiaramente questo è un atteggiamento molto coraggioso, no? Basta che poi dopo le stesse società alla quarta sconfitta non dicono dobbiamo vincere, perché poi che succede? Che l'aspetto, come diceva Fabio, sia di chi non gioca ma anche di chi gioca, l'aspetto emotivo è molto importante, perché se poi tu vai a perdere quattro partite e la motivazione dei ragazzi che hai in acqua si abbassa, chiaramente loro anche inconsciamente mettono quella bracciata in meno, fanno quell'allenamentino in meno, no? Quindi è una cosa molto controversa anche per questo, perché nessuno vuole perdere, l'allenatore non vuole perdere, perché no, i genitori non vogliono perdere, i ragazzi non vogliono perdere, le società non vogliono perdere. Servirebbe veramente una rivoluzione culturale da quel punto di vista, e allora uno poi dopo, però è molto difficile. Perché allora, poi sei sempre la squadra che perde, l'allenatore che perde, i ragazzi che perdono. Vi faccio vedere la seconda slide, che è la stessa cosa, però si vede? La vedete? Sì, sì. Ok. Sì. Pianificare a livello senior, però siamo a un livello di serie C. Non siamo in A2, in A1, siamo in serie C, quindi ipotizziamo di avere quattro sedute settimanali di nuoto e due, speriamo tre, ore distribuite nell'arco della settimana per poter fare palestra. Quindi una situazione abbastanza lontana, no? Da quello che può essere l'alto livello. Ecco, qui come vi comporta, cioè, che suggerimenti dareste
a chi è in queste situazioni, perché poi il 5% dell'attività italiana di pallanuoto si gioca qualche cosa, ma il 95% è in situazioni in divenire. Comunque tanti di noi hanno affrontato una situazione del genere, no? Una situazione in cui, sì, la palestra cosa la faccio a fare se dopo ho tre corsie? Perché se dopo ho tre corsie dove posso solo nuotare, la palestra forse non mi conviene fare determinate cose, perché poi è diverso, no? Da avere poi il campo l'ora successiva. Per cui, insomma, secondo me, io vorrei regalare sensibilità ai giovani allenatori. Vorrei regalare la capacità di dire, ok, consideriamo anche queste variabili, perché non posso fare le stesse cose che mi hanno insegnato in un altro contesto, dove anche gli orari sono gli stessi, ma la qualità di quello che, con cui ho a che fare, e non mi riferisco ai giocatori, ma al contesto, è diverso. La parola agli esperti. No, anche perché, Edo, hai parlato di, no, squadre di Serie B, C e oltre, dicendo, no, quattro bagni settimanali, due o tre volte di palestra, e qua sarebbe tanto, veramente tanta roba, tanto, sì. Ragazzi, mamma mia, sarebbe veramente tanta roba. Non volevo dire due, dico, perché mi sembrava poco, però, però purtroppo la tentazione c'era. La realtà è un po' questa qui. Io ti dico, nei giorni scorsi ho sentito uno dei responsabili del Bucinasco, vicino a Milano, squadra di Serie C, se non mi sbaglio, mi chiedeva qualche consiglio, no, sulla palestra e tutto. Loro fanno due o tre bagni alla settimana, e non è che hanno lo spazio per fare la palestra per tanto tempo e tutto. E il consiglio in quei casi lì quale può essere? Quello di fare magari 15 minuti di esercizio a secco preparatorio prima di ogni entrata in acqua. Ecco, questo già potrebbe essere un consiglio, no? Quello di fare qualcosa a bordo vasca col classico elastico oppure a corpo libero, dando spazio alle cose principali, proprio come un riscaldamento, quindi di mobilità articolare, magari qualche cosa, qualche esercizio, circuitino a corpo libero, però dobbiamo ragionare veramente su degli spazi e dei minutaggi molto 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 limitati, quindi bisogna dare la precedenza alle cose grosse, non troppo preciso, proprio perché è già difficile per le prime squadre a volte delle serie maggiori trovare lo spazio acqua. Questo te lo dico veramente per esperienza con moglie a Vogliasco. E quindi queste le serie minori veramente si picchiano hanno veramente i secondi contati, quindi devono riuscire a incastrare tutto. E dicevi bene rispetto al discorso dei giovani tecnici. I giovani tecnici devono, secondo me, ampliare le loro vedute per poter mettere insieme, ottimizzare i tempi e riuscire a mettere dentro un po' tutto, la parte fisica a secco e l'allenamento poi nell'acqua. Eccoci, partiamo dal fatto che per me i tecnici di serie B, serie C, serie D sono dei grandi, perché sono chiamati a fare determinate cose molto molto difficili, perché come diceva Fabio devono avere una conoscenza della fisiologia incredibile, perché hai la metà degli spazi acqua, una conoscenza anche dei giocatori incredibile e una capacità di adattamento molto molto importante. Nel momento in cui tu vai a vedere le cose fondamentali, tutte le altre le levi. Allora, nel momento in cui tu inizi anno, vedi quello che hai, ok, questo non è, questo non serve, questo non serve, questo non serve. La cosa più importante è che noi facciamo uno sport dentro l'acqua, no? Quindi le cose specifiche sono le cose più importanti, ok? Perché una volta che hai lavorato, come diceva giustamente Fabio, nella prevenzione degli infortuni, hai lavorato sul lavoro del core, hai lavorato su una mobilità, però poi alla fine fai una cosa specifica per quello che devi fare, perché poi stare o affittare, perché poi sono dei costi importanti, ore la palestra per poi entrare in acqua mezz'ora, non credo che sia una priorità per questi allenatori, però tanta stima per loro, perché chiaramente devono
fare a Roma, diciamo, le nozze con i fichi secchi, no? Devono far entrare tutto all'interno di due corsie e quindi di conseguenza il loro impegno e anche le loro competenze, come diceva Fabio, sono molto stimolate. Quindi per me è un bel banco di prova per gli allenatori giovani fare una serie D, una serie C con questi spazi, perché sicuramente, è chiaro che anche le serie maggiori hanno delle difficoltà, ma sicuramente se faranno carriera saranno questo loro adattamento, questa capacità di adattamento li aiuterà tantissimo poi dopo in ottica futura quando avranno a disposizione tante cose, ma anche in quelle cose, perché poi quando hai tante cose c'è l'imbarazzo della scelta, anche in quelle cose devi scegliere cosa serve, perché poi parlando anche di prima squadra non è che si deve fare tutto, no? Allora, in tante cose che puoi fare quel tempo devi scegliere le cose fondamentali per la tua squadra, per i tuoi obiettivi e per anche gli obiettivi che ha la società, e quindi di conseguenza devi ottimizzare. Ecco, proprio sulla base di quello che hai appena detto, durante la preparazione, siccome ho poco spazio, che cosa scelgo? Scelgo di migliorare la forza massima. Parliamo di una squadra di Serie C, quindi ci sarà un fritto misto di ragazzi più o meno giovani, però insomma dai 18 ai magari c'è il sedicenne che, al quale si presta maggiore attenzione dal punto di vista dei carichi, però tendenzialmente c'è una squadra un pochino varia, ma che sta sui 20-30 anni. Perché poi anche la palestra può essere anche uno stimolo. Io per tanti anni ho preferito non ricercare la forza massima, poi però confrontandomi alcuni mi dicono però la forza massima, chiaramente non una alzata, no? Non Schwarzenegger, però crea competizione con se stessi e con gli altri. Quindi è anche un altro modo di vedere questa cosa qua, no? Al di là di quello che faccio sulla prevenzione che ci deve essere, però il perno del lavoro, quale potrebbe essere? Che cosa possiamo suggerire in questo senso, dal punto di vista proprio condizionale? Guarda, il discorso della forza massima è un discorso interessante, perché è un qualcosa che lavora in maniera indiretta anche sulla motivazione di un singolo atleta. Io ti faccio un esempio la mia esperienza personale. A inizio stagione, dopo le prime due settimane, iniziamo a fare qualche test, no? Qualche test anche indiretto di forza massimale, di, non so, spinte su panca piana, trazioni alla sbarra e stacchi da terra con bilanciere. Ok, prendiamo diciamo tre esercizi. È chiaro che nel momento in cui poi tu, a distanza di tempo, andando a ritestare, fai notare che ci sono dei miglioramenti percentuali un po' su tutto, questi ragazzi qua si sentono innanzitutto più forti e anche, consentimi il termine, un po' più fighi, no? Ok? Che non fa mai male. E questi aspetti qua, secondo me, non devono cadere in secondo piano. È chiaro, ritorniamo un po' al discorso iniziale. Bisogna avere il tempo anche di fare dei test, perché sì, è vero, man mano che tirano su i pesi, fisiologico che c'è l'incremento della forza massimale, nel senso che qua non servono tanti studi scientifici, però avere qualcosa di scritto, no, da stampargli davanti alla faccia, dire guarda che bravo che sei stato, sei partito da un massimale di 80 e adesso sei praticamente in tripla cifra, sei a 100, è una bomba a livello motivazionale. È perché è misurabile. Accidenti, perché è misurabile e glielo posso fare notare. E questo qua è un aspetto su cui personalmente io faccio tanto leva sui ragazzi. E la sfida è quella, non so, all'inizio dell'anno dire ragazzi, dobbiamo essere tutti in tripla cifra, massimale sopra i 100 di panca piana, quest'anno ci dobbiamo arrivare. E normalmente, ora magari a parte quel ragazzo un po' più giovane che non puoi spingere più di tanto, normalmente ci si arriva ed è un crescendo, perché poi è qualcosa che si porta anche nell'acqua a livello proprio di motivazione e di autostima. Aumenta l'autostima, qua parliamo di un argomento, ci vorrebbero degli psicologi, dei coach a parlare di questo, perché davvero di un'importanza fondamentale. E il lavoro a secco, no? Banalmente a secco, su questi esercizi ci può dare un riscontro, no? Sotto un aspetto prettamente mentale.
sono d'accordo con Fabio e mi aggancio a questo argomento dell'aspetto mentale, perché sulla slide c'era scritto... Vi siete messi d'accordo, siete sempre d'accordo, eh? Vi siete messi d'accordo. Ci ha sgamato. Io vi ho chiamato. Ci vogliamo bene, io e Gabri ci sentiamo. Non lo dovevo dire. Allora, l'aspetto mentale è molto importante, perché sulla slide c'era scritto 2-3 giorni prima della partita, no? Allora, 2-3 giorni prima della partita, l'aspetto mentale è fondamentale, ok? Perché 2-3 giorni prima della partita non puoi stravolgere la preparazione, ok? Quindi che cosa succede? Io poi parlavo prima, ho pensato anche questo, poi mi sento con un preparatore di Catania, quando parlavamo, no? Lui mi ha detto, mi ha dato questa idea, mi è rimasta in testa, ho detto, ma c'è troppo ragione. Lo chef, quando finisce il piatto, fa la rifinitura, ok? Qui però non è che lo chef prepara prima tutte le cose e poi fa la rifinitura, ma quella rifinitura chiaramente è fatta all'ultimo momento, è la rifinitura che uno dovrebbe fare un allenatore, ma l'aspetto mentale 2-3 giorni prima che l'allenatore deve, cioè l'approccio mentale che deve avere nei confronti dei ragazzi deve essere stramotivazionale, no? Cioè anche inserendo allenamenti, come dice Fabio, motivanti, anche inserendo allenamenti da un punto di vista anche di intensità elevati, perché danno quello stimolo, quella scarica al giocatore, e magari far rifare dei test velocissimi, che so, 5 metri veloci, far vedere pochi giorni prima quanto è migliorata una persona, e quindi lavorare tanto sull'auto, come ci servirebbero dei coach, comunque sull'autoefficacia, sull'autostima del giocatore, che poi si sente carico. Perché poi, andando a vedere dei giocatori, prima della partita, quindi entriamo nel riscaldamento prima della partita, ogni giocatore lo fa diverso. Allora c'è un giocatore che lo fa, allora no, io non posso spingere, perché giustamente, da un punto di vista mentale, si setta che se sta così va bene, e tutti sappiamo che poi se fa quello che dice lui va bene in partita. Perché mentalmente è, quindi... L'approccio mentale sempre e comunque, li motiviamo con i test, benissimo, li motiviamo con un approccio di tempi in acqua sui 100, benissimo, sui 50, benissimo, basta che però li motiviamo, perché la motivazione è la leva più grande per questi ragazzi. Quindi chiaramente forza massima sì, per rispondere alla domanda, prevenzione sicuramente, ma soprattutto motivazione, perché questa per me, personalmente, è alla base di tutto, insomma, soprattutto in contesti così. E vorrei fare... Guarda, proprio per chiudere, perché il discorso dell'allenamento mentale, i 2 o 3 giorni precedenti alla partita, è una cosa in cui io credo tantissimo. Avere la fortuna, chiaro che sarebbe bello avere anche i budget per avere il mental coach... Ti fa la differenza. Ho visto nella stagione 2016, quando siamo arrivati col Camogli a giocare, siamo arrivati quasi in finale playoff, l'inserimento di una figura del genere ci ha fatto completamente la differenza. Ci ha fatto veramente fare un salto a livello di qualità, di motivazione, di autostima sui ragazzi, incredibile. Io credo molto in questo aspetto qua. Sono più per togliere un allenamento in palestra e aggiungere un... dico una cosa grossa perché vi do la zappa sul piede, però l'aspetto mentale, soprattutto in partite che sono punto a punto, ti fa la differenza, quindi spingo molto su questa cosa qua, ci tengo parecchio. Io devo ringraziare un attimo Claudio Sebastianutti pubblicamente, perché lui non è un mental coach, però vi assicuro che mentalmente è fortissimo. Cioè riesce a lavorare sulla testa dei ragazzi, forse è stato il capitano della Lazio tanti anni, ma comunque anche con ragazzi che non vengono dal settore, riesce a lavorare benissimo e mi insegna veramente tantissime cose, a dire veramente delle capacità impressionanti. Quindi l'approccio da un punto di vista mentale è fondamentale, lui me l'ha insegnato tantissimo questi anni, perché poi io arrivavo lì, no? Non è che avevo questa esperienza, e lo devo ringraziare perché mi ha aiutato tantissimo da questo punto di vista. Però ecco, nulla togliere a quello che avete detto, però non sottovalutate il fatto che
La vostra figura dà già uno scatto di crescita dal punto di vista psicologico. Mi riferisco al fatto che quando ho avuto a che fare con l'inserimento di un preparatore fisico che dava un grande ritmo all'allenamento, la crescita era immediata. E in questo ne parlavi prima, che citavi Simone Rigalza. Ecco, lui è già un esempio di Nel fuori preparatore onda lo fisico citavo, del quando fuorionda, esatto, parlavamo di cose serie. ne parlavamo bene, mia, ciao Simone, stai tranquillo. Sei sempre un esempio, no, lui è un esempio di preparatore che ha una preparazione molto, molto ampia, no? A 360, se possiamo dire, no? Che quindi ha delle conoscenze in ambito fisico, in ambito tecnico e in ambito anche mentale. E quello che dicevi tu, Edoardo, è sacrosanto. Questo dovrebbe essere uno sprone per noi preparatori ad avere anche delle conoscenze in quell'ambito lì, perché così riusciamo a essere molto più utili ed avere molti più risultati dei nostri ragazzi. Io a Roma ho fatto molta pratica col maestro Mario Andolfi, lui mi ha insegnato tantissime cose. I primi tempi che stavo con lui, chiaramente le grandi competenze fisiologiche, chiaramente la grandissima esperienza, la cosa che mi colpì di più era l'aspetto mentale, cioè come mentalmente lui riusciva a gestire determinate situazioni, in maniera incredibile. Un carisma allucinante, ma non un carisma innato. Un carisma dato da competenze acquisite, perché poi se no dice vabbè, ci nasci con queste competenze? No, la gente ci lavora, io ci lavoro, Fabio, sono sicuro che per il lavoro che fa, anzi lo so, ci lavora. Cioè tutti noi lavoriamo per avere delle competenze maggiori. Io quando sono andato da Mario i primi tempi mi colpì sicuramente l'aspetto fisiologico, però la cosa più importante che mi ha colpito è come approccia i giocatori. E poi tutti li approccia così, non è che approccia il campione e non il campione, lui approccia tutti i giocatori in maniera veramente mentalmente costruttiva. E questa è una cosa che mi ha rivoluzionato un po' la vita. Allora, per finire su questa slide, Emanuele chiedeva, prima di una gara, ma un'ora prima, 2 ore prima e subito dopo una gara. Ora, prima di una gara, penso che abbiate già, soprattutto se non ricordo male, Gabriele aveva appunto detto, ma prima di una gara ognuno fa quello che ritiene giusto, questo è in alto livello però, insomma. In Serie C suggerireste di fare qualche cosa e suggerirete qualche cosa da fare dopo la partita? Fabio? Vai. Allora, sempre nel fuori onda, parlavamo, e questo va bene anche per la Serie C, delle persone anche in Serie C entrano, chi non si riscalda, chi si riscalda troppo, no? Io facevo prima fuori onda l'esempio dell'acqua che bolle. Quando bolle l'acqua, tu metti la pasta, ok? Invece, delle volte. Non è che tu puoi mettere la pasta quando non bolle, altrimenti ti mangi una zozzeria, ok? Quindi riscaldarsi, sì, non troppo, quindi il giusto equilibrio. Che succede quando poi fuori dall'acqua uno è pronto, è preparato, può fare prima della partita qualche cosa, no? Di esplosivo, senza che poi dopo va a intaccare troppe riserve. Può fare qualcosa di esplosivo fuori dall'acqua, in acqua può fare qualcosa di specifico. Può stimolare anche delle cose specifiche in acqua e questo penso che è acclarato, no? Il problema è dopo la partita, perché dopo la partita c'è un blackout, ok? Cioè, siamo una batteria scarica, dobbiamo ricaricarci. Quindi è vero che stiamo in Serie C, ma come dicevamo prima con Fabio, l'approccio integrato col nutrizionista, per esempio, o con una persona che si occupa di nutrizione, ci potrebbe aiutare tantissimo a ricaricarci dopo la partita, perché è veramente tanta la fatica che facciamo. Poi noi preparatori e gli allenatori che non sono impegnativi da un punto di vista di sistema nervoso, perché poi alla fine le cose che si stressano è sia il sistema muscolare sia il sistema nervoso. Quindi non stressare troppo dal punto di vista nervoso dopo la partita, quindi subito dopo la partita. Però la cosa importante è anche nutrirsi bene e cercare anche un sostegno nutrizionale, perché questo lo vedo poco in giro. Sono d'accordissimo col discorso nutrizionale che potrebbe essere
un qualcosa da inserire proprio per velocizzare il recupero dalla partita del sabato a poi il lavoro che dovremo affrontare il lunedì. Questo anche va bene in ambito di concentramento, che poi alla fine non abbiamo più parlato, no? Cioè, se ai ragazzi anche a livello giovanile insegniamo a mangiare in una certa maniera, li insegniamo anche a recuperare più rapidamente, soprattutto quando poi nei concentramenti si giocano due partite al giorno, giochi mattina, giochi pomeriggio, hai 4 ore a volte di tempo per recuperare da una partita all'altra, praticamente recuperi poco e niente. C'è anche un altro discorso sul riscaldamento per partita questa volta. Salendo magari di livello, no? Quando vai su una 1, una 2, ci sono dei giocatori che hanno dei rituali, che sono abituati ormai da anni a fare un certo tipo di riscaldamento perché è una, chiamiamola una sorta di zona comfort, no? Dove si trovano bene, loro sono abituati a fare quello, si trovano bene così, stanno bene così. Lì diventa veramente difficile entrare a pie pari e dire no, adesso il riscaldamento te lo faccio fare io. Un'esperienza che ho avuto molto carina, e qua vorrei anche un parere di Gabriele, quando ho inserito nel riscaldamento per partita dei tratti in apnea, il lavoro sulle apnee. Ecco, questo qua è un lavoro che soprattutto con quei ragazzi, con quegli atleti che fanno fatica a spezzare il fiato, no? Che vengono e mi dicono, cavolo, mi metto lì, faccio gli scatti, ma non c'è verso, io poi primo e secondo tempo, entro in partita alla fine, al quarto tempo. Il lavoro sulle apnee in qualche maniera li ha aiutati. Io non so, volevo sapere da lui se fa dei lavori di questo tipo. Io inserisco sempre le apnee nei riscaldamenti pre-partita per tutti i giocatori, e poi dopo per alcuni giocatori che si sentono in un certo modo, faccio un esempio: sì, ho fatto il riscaldamento ma mi sento poco reattivo, allora vado a personalizzare il riscaldamento e quindi vado a lavorare sulla reattività. Le apnee le inserisco sempre perché per me sono importantissime, è importantissima l'apnea, la coordinazione, l'esplosività, la fase verticale durante il riscaldamento e anche un pochino sentire la fatica un pochino nel riscaldamento, perché richiama per me un pochino anche all'atleta, no? Lo fa uscire da quello che diceva Fabio, dalla sua zona di comfort, ma non per il riscaldamento, dalla zona di comfort che abbiamo tutti, da una stasi, da uno stare nella vita quotidiana a uno stare in partita. Quindi lo fa entrare prima e li fa aprire prima il boccaporto della partita. Quindi sì, inserisco l'apnea, cerco di personalizzare il tutto, e sono d'accordo con Fabio che se un atleta ha il suo riscaldamento, parlando dell'aspetto mentale, entrare a pie pari per me è più negativo che, anche se fisiologicamente i libri ci dicono che non è così, ma se l'atleta si sente in fiducia così, io non ho mai cambiato il riscaldamento a un atleta che si sente in fiducia col suo riscaldamento. Mai. Perché per me l'atleta è al centro di tutto. Come diciamo con Fabio, la personalizzazione è al centro di tutto. E anche questa è personalizzazione. Perché è una personalizzazione dell'aspetto mentale di confidenza con la partita. Quindi io devo rispettare la visione dell'atleta. Questo è vero però in alto livello. Nel livello di serie C, lo stesso serie B, molto probabilmente, rischi di dare corda a qualche scansa fatiche che preferisce non farlo il riscaldamento, e rischi, e soprattutto in ambito giovanile, questa è una mia idea, rischi soprattutto di non dare un'impostazione al riscaldamento come dovrebbe essere. In certi momenti della vita sportiva di un atleta devi dare anche delle indicazioni affinché poi in A1 e in A2 poi io lo faccio solo faccio in serie io il mio riscaldamento, però è un'educazione, sì, sì. No? Okay. Però questo qua è uno spunto davvero interessante, no? Per gli allenatori delle giovanili, quello di imporsi in qualche maniera, no? Quindi acquisire autorevolezza e, se vogliamo, anche autorità, per dare delle impostazioni di un certo tipo al riscaldamento, perché poi il riscaldamento che fanno da giovani se lo portano avanti fino alle prime squadre. E allora poi vediamo la disponibilità a scaldarsi in un certo modo anche poi quando avranno 20-25 anni. Io vedo fare un riscaldamento tutti insieme,
difficilmente vedo in giro squadre che fanno riscaldamento unitario, c'è sempre quello che se ne va per i fatti suoi, come diceva Gabriele. Vedo per esempio invece Recco che fa un riscaldamento molto, se vogliamo, molto rigido, seguiti dal preparatore atletico. Parliamo veramente di una realtà estrema, se vogliamo, nel nostro mondo così. Però io lo vedo un po' come un esempio. Sarebbe bello riuscire ad arrivare a dei livelli di professionalità di questo tipo, sia a livello giovanile che a livello di prima squadra. Chiaro, io utopia, però mi trovo, Io sparo alto. Io però mi trovo, io invece mi trovo bene, perché poi chi fa il riscaldamento per conto suo si confronta con me, quindi poi da lì io parto all'inizio dell'anno, chiaramente io rispetto l'atleta, dopo però mi confronto con lui, no? Se poi durante la partita uno gli chiede com'è andata questa partita, cioè tra virgolette ragioni con lui e dici ok, cosa possiamo migliorare, questo ok, riscaldamento. Per esempio Ferrante è un mio atleta, fa il riscaldamento al contrario, ok, abbiamo tante cose le abbiamo invertite, è perché lui reagisce così, si vede che le sue fibre reagiscono meglio così, lui si sente meglio così, ok? Altri atleti lo fanno in un altro modo, alcuni lo fanno da soli, però solamente la fase di esplosività lo fanno con me. La cosa importante, è vero quello che dice Fabio giustamente, per me, per il preparatore e per i preparatori giovani, è avere la squadra, il polso della squadra, che non è detto che va tenuto proprio a schiaffoni, no? Però il polso della squadra va tenuto, come diceva Fabio, con autorità, ma anche con autorevolezza, che forse è più difficile, perché imporre a tutti di fare la stessa cosa è più facile. Però invece, no? Cercare invece la personalizzazione anche in questo è sicuramente molto più difficile da un punto di vista anche emotivo, perché il preparatore, l'allenatore si deve mettere molto più in gioco. Però è molto più bello, poi alla fine c'è molta più soddisfazione. I veri atleti, quelli forti, si confrontano col preparatore. Non puoi essere impreparato, perché l'atleta ti tana, no? Quindi poi quando l'atleta, ok, quindi io consiglio a tutti di studiare tanto e poi di avere un confronto attivo con l'atleta, perché gli atleti forti non sono scemi, ok? Ne hanno vissute tante, anche se non hanno studiato, ma hanno vissuto sulla propria pelle tante cose, e quindi se sono in buona fede, chiaramente, si confronteranno col preparatore, il loro obiettivo è quello di avere una forma migliore di tutte, quindi è importante sempre mettersi in gioco e personalizzare. Sì, noi quando si parla di personalizzazione, io e Gabriele ci troviamo sempre molto d'accordo, ma è proprio, partiamo sempre un po' da quel tipo di approccio lì. E c'è anche un altro aspetto che hai introdotto, che è quello della comunicazione, di una comunicazione corretta, coerente tra preparatore e mister e preparatore e giocatori. E qua entriamo in un ambito, io penso che tu Edo adesso abbia dei tempi da rispettare, stiamo andando... Ci caccia via andando, subito, via! No, assolutamente! Assolutamente non ho tempi, anzi stavo pensando, ma questi tra un po' mi danno un calcio che vogliono andare a mangiare. Una cosa a Fabio, sì. Una cosa a Fabio, per quanto riguarda il post partita, questo lo può dire lui, perché lui da questo punto di vista è molto preparato, io meno di lui. Da un punto di vista posturale, nel post partita è molto importante un recupero, ok? Anche nei concentramenti, che se viene fatto fa la differenza. Non so, volevo far parlare Fabio, che da questo punto di vista so che è molto preparato. Guarda, sotto questo aspetto qua io faccio una cosa, soprattutto, questo lo faccio a Camogli. Ho un'ora settimanale in studio da me che lascio libera per i ragazzi che nell'arco della stagione vengono e ho la possibilità di testarli con calma per un'oretta, proprio sotto questo aspetto qua, quindi sotto l'aspetto delle tensioni muscolari eventuali o delle debolezze. Parliamo più di tensioni muscolari, perché il discorso dello stretching poi è un discorso che nella preparazione qua entriamo di nuovo in un altro ambito ideologico, cioè, stretching prima, stretching dopo, stretching sì, stretching no, è un delirio. E io faccio così, li testo, vedo dove hanno le cose più le tensioni più macroscopiche, vediamo insieme due o tre lavori, magari prettamente posturali, quindi posizioni in squadra, autoposture, e hanno il compito a casa. A quel punto lì sanno che
Dopo che hanno giocato iniziano ad avere mal di schiena perché sono tesi a quel livello lì, e per i fatti loro a casa si mettono e se li fanno. Li vediamo prima insieme in modo che li possano fare in maniera più o meno corretta, più corretta possibile quantomeno, e poi hanno il compito a casa. Quindi sotto quell'aspetto lì, compiti a casa, e so che meno male, insomma, i ragazzi mi seguono, ed è una cosa effettivamente a cui tengo tantissimo e pompo molto su questo aspetto. Per me è molto importante questo, e quello che anche Fabio fa benissimo, la respirazione, perché poi chiaramente la consapevolezza della respirazione, so che sembra una stupidaggine per gli allenatori che ci ascoltano, ma la consapevolezza della respirazione di un atleta, cioè saper respirare in maniera diaframmatica, è veramente importante per il recupero sia intrapartita sia poi fuori la partita, perché poi è importante quando uno va in panchina. So che è un aspetto un po', sembra marginale, ma io l'ho provato con degli atleti. Quando uno va in panchina e fa una respirazione diaframmatica, recupera prima poi quando rientra, quindi non è una cosa da sottovalutare. Sembrano piccole, però nei dettagli c'è poi dopo quello che fa la differenza. So che Fabio è più preparato di me da questo punto di vista posturale. Stai toccando degli argomenti, guarda, meravigliosi, pazzeschi. Basta. Basta qua. Ma ne facciamo un'altra, Ne facciamo un'altra. Tanto qua, stavo tranquillo. No, ma... Guardate, tornando un attimo al riscaldamento, mi è venuto in mente, sì. stavo così, vi ascoltavo, non c'entra forse molto perché il riscaldamento, però la mezz'ora di riscaldamento in acqua che è concessa a una squadra di Serie C, io la farei sempre una sorta di circuito, nel senso che il centro boa e il marcatore fanno uno sforzo completamente differente, si devono... scaldare in maniera diversa, per cui io prendo i due marcatori, i due centravo, e fanno degli esercizi di lotta e tiro, vasca sciolta, di recupero, mentre questi sono già 4, 5, 6 giocatori della squadra, altri fanno scatto palleggio, scatto passaggio. Si può creare una situazione in cui non solo riesce a gestire con autorevolezza il riscaldamento, ma li convinci, come li convinci della realtà, tra l'altro, è che li devi convincere di una balla, li convinci che questo riscaldamento è adeguato per fare bene lo sforzo che poi saranno chiamati a fare durante la partita. Per cui, insomma, il riscaldamento fatto tutti insieme non è mai convinto. No, io personalizzo, come personalizziamo con Fabio, credo, tutte e due le cose. Nei centri boa nostri fanno una, i marcatori anche fanno un altro tipo di allenamento e di riscaldamento e anche di allenamento, perché poi anche l'allenamento va cambiato nel momento in cui uno fa una periodizzazione, una programmazione annuale. Poi ogni ruolo ha la sua differenza, perché poi se uno va a vedere anche il lattato che accumula un ruolo piuttosto che un altro, poi uno potrebbe anche andare a vedere la persona, perché poi è personale il lattato che uno accumula, però un ruolo chiaramente ha un consumo di lattato maggiore e dei metri percorsi minore, come il centro boa. Il marcatore invece poi ne fa di metri, ma sempre un lattato più alto. L'esterno ha un lattato più basso, ma percorre più metri, ma deve andare più. Cioè, ce ne stanno tante di differenze, si trovano, perché delle ricerche si scaricano liberamente. Ma in ogni caso, basta che uno tiene conto che è diverso l'approccio e cambia l'approccio secondo il ruolo. Volevo solamente entrare perché non si è ancora parlato del... Visto che si parlava di ruoli e il discorso del riscaldamento, della preparazione sui ruoli, quello è fondamentale. Sì. Non dico che lo diamo per scontato, ma è giusto dirlo. I portieri, cioè il portiere è veramente un ruolo fondamentale. Se il portiere è pronto sotto tutti gli aspetti, se ha la concentrazione giusta, la preparazione giusta, se è presente, se ha la giornata buona, diciamo le partite. E quindi io personalmente, per me il portiere è il caposaldo, no? È il primo che deve essere pronto, parto da lui, senza nulla togliere agli altri ragazzi, però è un ruolo che ritengo troppo, troppo importante nella pallanuoto. Se para lui, diciamo le partite. E ovviamente al portiere durante l'allenamento gli si dice: ok, prendi la tavoletta, fai 400 rana, vai,
Che è la classica errore che facciamo da 100 anni, tutti, no? È vero, È è più vero. importante Allora, che non lo sia lì. ci vuole più cura. No, no, ci vuole più cura su quello. Quello è vero, ti do ragione. È vero. Lì si sbaglia tanto, secondo me. Sì, Ma è guarda, vero. guarda, guarda, su questo io ho previsione di fare proprio una puntata dedicata al portiere, proprio perché ci sono alcune cose che sono... cioè io mi ricordo, io ho iniziato a allenare nel 1990, avevo 20 anni, 21 anni, e nel 91 ho letto una... perché essendo a Bologna io andavo a cercarmi ovunque, disperatamente, qualche cosa da imparare, e riuscì a mettere le mani su una dispensa di un convegno di allenatori di Arenzano del 91, dove parlava Claudio Mistrangelo e diceva, nel 91, diceva: il portiere è uno dei due, tre ruoli più importanti del nostro sport e continuiamo a non allenarlo. Sono passati 30 anni e credo di poter affermare tuttora che 90 squadre su 100, 90 realtà su 100, non sono in grado di allenarli. Non sono in grado, cioè vorrebbero, ma non sono in grado di allenarli, perché un'altra cosa che vorrei discutere è la differenza di mentalità con cui si fanno giocare i portieri, perché spesso in Italia si seleziona il secondo portiere in modo tale che non possa dare fastidio al primo portiere, ma se vai in Croazia e quel portiere non para, dopo un tempo e mezzo entra con l'altro. E c'è una logica di competizione tale per cui loro sono dei portieri intercambiabili in nazionale. Noi non sempre li abbiamo avuti intercambiabili, cioè abbiamo sempre avuto spesso il portiere che però se entra l'altro allora non ti... Cioè abbiamo cresciuto delle persone instabili, abbiamo cresciuto delle persone poco sicure di sé. Correggetemi se sbaglio, eh. Questo io lo voglio trattare in una No, 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 prossima serve, puntata. Serve una puntata ad hoc, secondo me, per i portieri, perché è veramente un ruolo molto delicato e quello che dicevi sul discorso del primo portiere e secondo portiere è un punto, secondo me, molto delicato che va approfondito. Sono d'accordo. anche l'acquaticità e la capacità di prendere acqua da parte del portiere, la capacità, cioè tutte le capacità, le abilità specifiche che deve avere il portiere non sono scontate, non sono solamente mettiamo la palla medica sopra al portiere e facciamogli fare 300 serie di palla medica. Il portiere ha tantissime abilità da curare e poi dopo però i risultati poi li vedi. Insomma, io quest'anno c'avevo Soro, ragazzi, ma altro Tanta roba, pianeta, tanta roba. tantissima roba. Ma va sicuro che Coreggia era un signor portiere e cioè, si allenava forte. Cioè, noi abbiamo avuto la fortuna. Vedi però veramente vedi come loro prendono l'acqua, no? Io sono stato, facevo l'assistente quando c'era Radic. E mettevo la telecamerina sotto e vedi come prendono l'acqua, una cosa incredibile, cioè dei marziani sono questi. E capisci però che dietro c'è un lavoro, lo stesso Coreggia prende l'acqua benissimo, eh. Parano in tre modi diversi, chiaramente Soro è un campione, anche Radice è un campione, Coreggia è un ottimo portiere, però prendono l'acqua in tre modi diversi. E questo ti fa capire che in tre modi diversi parano. Pensa quanto è difficile preparare il portiere, è una cosa veramente difficile. Voi avete letto Open di Agassi? Sì, In Open di Agassi c'è, cioè, a un certo punto lui che racconta, dice: ma a un certo punto il primo preparatore serio che mi ha preso in mano mi ha detto: ma scusa, ma perché tu fai 12 km di corsa, che tu fai solo degli spostamenti laterali e cambi di direzione? La stessa cosa. Noi abbiamo un portiere che si sposta lateralmente, ma gli facciamo fare delle perché? Perché abbiamo poi gli spazi lì, però ci caliamo poco nel ruolo, secondo me, storicamente. Io penso uno stimolo per tutti i preparatori, pensare sempre quello che uno fa in acqua, per tutti i ruoli, no? Cioè, partire sempre da quello che un giocatore fa in acqua,
non servono degli studi. Se, se uno vuole leggere gli studi, se li legge ce ne stanno tantissimi. Io l'avevo anche preparati oggi tutti, tutto da precisino quale sono comunque, però a parte questo, uno guarda una partita e guarda quello che si fa in acqua. È chiaro che delle capacità vanno preparate prima, perché poi chiaramente l'aspetto aerobico l'ha preparato prima, la forza l'ha preparata, ma quello che si fa in acqua è una cosa molto specifica. Già curando quello che uno fa in acqua, e quindi, come dicevamo, facendo degli uomini in più ad alta intensità, scatto, uomo in più, scatto, poi recupero attivo, cioè simulando, prendendo dei pezzi di partita, isolandoli e poi inserendo del nuoto, magari del faticante, all'interno di pezzi di partita ad alta intensità, io credo che questo è una cosa che i preparatori si possono prendere, se le possono portare a casa, e da quando poi potremo tutti rilavorare, lo possono applicare domani, ok? Stessa cosa col portiere, perché poi se tu guardi una partita, applichi quello che c'è, ci metti un po' di nuoto dentro, magari prendi lo stesso tempo di un tempo, quindi 8 minuti, 10 minuti di un tempo, fai queste cose, viene un lavoro ad alta intensità intervallato fantastico, no? Sono d'accordissimo. D'accordissimo, non hai detto delle cose giuste, proprio lavorare sulle tempistiche del gioco della pallanuoto, banalmente, cioè ci intestardiamo a fare delle cose per il semplice motivo che si è sempre fatto così, allora facciamo così. E invece bisogna avere il coraggio di, magari piano piano, non è che puoi rivoluzionare il mondo della preparazione, però avere il coraggio di introdurre determinate cose, ma io vedo già tanti comunque che lavorano sì, basandosi su quello che a me, non diciamo cose così, così pazzesche, però guarda, d'accordissimo con quello che ha detto Gabriele fino adesso. E poi parlando dell'aspetto mentale che diceva anche Fabio, questo modo di lavorare motiva molto più i giocatori rispetto ad altri modi, perché questo modo di lavorare li motiva molto di più. Quindi se vuoi, soprattutto negli ultimi 2-3 giorni, no? Parliamo negli ultimi, in una fase, se vuoi un po' motivarli, mettici un po' di gioco, un po' di cose, no? Ragazzi, scusate, io chiuderei con un ultimo tema a me molto caro, perché spero sempre di poter dare una mano a chi inizia domattina a allenare. E sono gli errori da non fare, errori che magari avete visto fare e che sarebbe meglio non fare, sia in ambito giovanile che in ambito di prima squadra. Per fare un esempio, non so se sia un errore, secondo me sì, quando io ho parlato con degli allenatori delle prime armi che si occupavano dei giovanili, dicevano no, io in palestra non faccio pesi, faccio carico naturale. E secondo me, a me piace molto il carico naturale. Correggetemi se sbaglio, il carico naturale è naturale. Quindi se uno è 80 kg è diverso da quello che deve alzare uno che è 50. Quindi usare il carico naturale, mi sembra che sia passata spesso negli anni l'idea che il carico naturale sia una cosa che si può fare in ambito giovanile senza nessuna controindicazione. Mentre invece secondo me qualche controindicazione c'è. Sbaglio, ne vogliamo parlare? Mi volete convincere che non ho, che sto sbagliando? Ma Edo, hai detto una cosa secondo me corretta. È vero, il carico naturale dipende dal peso di un atleta. Faccio un esempio molto banale su un esercizio classico che si fa, le trazioni alla sbarra, ok? È chiaro che l'atleta esattamente a queste, esattamente. Le trazioni alla sbarra, il centro boa che pesa 100 kg non me ne fa neanche una. Inutile che mi intestardisco a fargli fare quell'esercizio, e quell'esercizio lì non va bene. Torniamo sempre al discorso della personalizzazione. Il ragazzino che pesa 40 kg me ne fa 30, ma non per questo è più forte degli altri, pesa meno, banalmente. Quindi questi qua sono aspetti che bisogna prendere in considerazione. E io sono dell'idea che vabbè, si tratta, è tutto da vedere. C'è un ragazzino che ha 15 anni, ha già un fisico formato e può iniziare a fare dei lavori, dico con dei sovraccarichi, però passare già dei pesi liberi quantomeno.
e c'è invece quello che è più indietro, che invece è meglio che lavori, continui a lavorare sulla tecnica e con dei lavori prettamente a corpo libero. Gli errori che si vedono di più nelle palestre sono sulle esecuzioni. Io qua vorrei stimolare un attimo Gabriele, perché oggi ho visto un video di Stefano Zambelli, che lui conosce bene, la Issa. Un guru! E che, il guru. Un guru! E che abbastanza... Guru numero uno! Insomma, era... Insomma, in maniera così, se vogliamo, anche goliardica, fino a un certo punto, perché a un certo punto l'ho visto anche un po' alterato, faceva vedere l'esecuzione della lat machine e faceva vedere la lat machine con la presa supinata, no? E spiegava per quale motivo sta presa supinata è una cosa che va oltre, va contro natura e va contro, diciamo, tutto quello che può essere, no? La mobilità, no? Io faccio dei test semplicissimi, mi rendo conto di come la presa naturale sia questa. Se io mi arrampico in questo modo, non mi arrampico in questa maniera qua. E se sento forzare dietro la schiena, non è perché a livello muscolare divento più forte, ma perché sto facendo qualcosa che sta, diciamo, grattando in qualche maniera e tutto. Quindi ecco, questi qua secondo me sono gli aspetti che vanno, che andrebbero curati. La tecnica di determinati esercizi, partire proprio da quello, farli bene. Perché poi se uno ha la tecnica può alzare i pesi, perché se uno non ha la tecnica i pesi non li può alzare, a prescindere dal fatto che chiaramente, come diceva Fabio, bisogna rispettare le articolazioni, noi lo sappiamo bene, no? Ce l'hanno detto sempre, rispettare le articolazioni, chiaramente è sempre meglio un qualche cosa con i cavi che rispetta poi le articolazioni soggettive, piuttosto che un qualcosa che vincola poi la mano, da un punto di vista questo biomeccanico, no? Ok? Però dall'altra parte vedo anche fare una cosa, vedo fare degli esercizi molto bene, e vorrei che venissero fatti anche in maniera esplosiva sulla fase concentrica, perché quando poi un atleta è molto importante la frequenza di scarica, adesso entriamo in una cosa un pochino più fisiologica, comunque è molto importante il fatto che noi facciamo sempre in uno sport un gesto esplosivo, ok? Quindi almeno di testa, chiaramente non entriamo nei principi di N, ma nelle cose. Comunque, almeno di testa dobbiamo sollevare il peso in maniera esplosiva. Non facciamo bodybuilding, facciamo uno sport, ok? Quindi, se sappiamo fare bene un movimento, possiamo inserire un carico. Questo carico dobbiamo muoverlo il più velocemente possibile, che per una cosa che si chiama curva forza-velocità, un po' complessa, cioè, più carico c'hai, meno veloce lo muovi, ok? Ma sempre di testa devi muoverlo più velocemente possibile, perché quello che tu fai è sempre un gesto esplosivo in partita. Scusate, mi sono forse incartato, però comunque è importante fare determinate cose in maniera esplosiva e saperle fare, perché altrimenti ti fai male oppure condizioni le tue fibre in maniera non specifica. E quindi torniamo al fatto che tu diventi ipertrofico, magari, cioè, vedi, persone molto molto grandi che però poi dopo quando vanno in acqua dicono mi sono rallentato, e credo che questo poi no, invece esplosività, tecnica, e quindi poi puoi andare. Per me alla medica in acqua la usate come la usate? Cioè, errori da non commettere con la palla medica in acqua, per esempio, ne avete visti? Ma su questo direi di no, anzi io sono molto per l'utilizzo della palla medica in acqua. Quello che si può, diciamo, evitare di fare è esagerare con la palla medica, nel senso che va sempre preso tutto nella giusta misura, con il giusto volume di lavoro, e finché i volumi e la programmazione è corretta, io direi che come lavoro va benissimo. L'esagerazione non va bene, ma non va bene con qualunque tipo di esercizio, ecco, non è solamente la palla medica. Invece Gabri, tu la usi? Sì, 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 la uso. Palle mediche sì, le uso. Troppo pesanti non mi piacciono, per me non,
non sono buone, positive. Non mi piacciono tutti quei sovraccarichi che non rispettano biomeccanicamente il gesto della palla a nuoto, quindi tutto ciò che altera il gesto della palla a nuoto non mi piace, tranne che utilizzato in esercizi di differenziazione, quindi con pesi diversi, con palle con pesi diversi e quindi di conseguenza per sviluppare capacità coordinative, solamente in quel caso mi piace. Quindi il palleggio con una mano con palle troppo pesanti non mi piace. Il palleggio, cioè la palla medica con due mani per fare le gambe la utilizzo, anche se mi piace moltissimo un sovraccarico o dei giubbottini o un sovraccarico che non minano l'aspetto biomeccanico, per esempio, del palleggio, ok? Che non cambiano l'assetto in acqua. Okay. Ecco, giustamente, come dicevi, il discorso dell'assetto, quindi della postura, non deve essere inficiato da questo tipo di lavoro. Per esempio, il lavoro di palleggio, soprattutto quando si riceve la palla, rischia di portare ad assumere delle posture che sono completamente sbagliate, no? Con le gambe in avanti, il peso indietro, il gomito basso, e quindi poi vengono fuori delle forzature a livello articolare che sicuramente ci possiamo anche evitare. Invece, per quanto riguarda il discorso della tenuta, lavoro di gambe, importantissimo a tenere la palla medica, quello lì è un lavoro che ammetto che a me piace moltissimo. Sono d'accordo proprio nel fatto di, non tanto per evitare problemi legati agli infortuni, ma proprio per evitare la memorizzazione di un gesto sbagliato. Insomma, io personalmente non faccio palleggiare nessuno con la palla medica, preferisco mettere due atleti o mini atleti per modo di dire, 15 anni, a 5-6 metri di distanza, alzo tiro, controllando la fase balistica del gesto, non quella di ricezione, che è quella secondo me è secondaria, anche senza il sovraccarico. La fase di ricezione non è così importante come ce l'hanno fatta credere negli anni 80, quando non si doveva assolutamente far cadere il pallone. Quella secondo me è una sciocchezza assoluta, ma ne riparleremo in un'altra puntata. Per ora, volentieri, ringraziarvi di questa brevissima puntata, spero ce ne sia un'altra. E niente, se volete salutare gli utenti di Water Polo Development, a voi la parola. Vai Fabio. Allora, niente, saluto tutti, io spero di poter intervenire nuovamente, magari sempre con Gabriele, con cui vado molto d'accordo. Da questa intervista è venuta fuori la pensiamo praticamente uguale, e sperando di poter trattare tanti altri argomenti, poter soprattutto approfondire. Quindi magari invito gli utenti di Waterpolo Development magari a scrivere, a commentare, a avanzare qualche argomento caldo, no? Approfondire, da, certo. Così, da approfondire, io farei qualche approfondimento. Abbiamo visti per così di approfondimenti da fare in questa puntata, quindi. Sicuramente. E ciao Gabriele, grazie. Ciao Fabio, grazie a te, grazie a tutti, grazie a Edo, grazie a tutti gli utenti, e stimolateci. Quindi oggi abbiamo fatto una carrellata, dopo andiamo sullo specifico. Stimolateci, così capiamo bene e approfondiamo anche noi determinate cose e le approfondiamo con voi. Vi aspettiamo. Perfetto.